Io accolgo con molto piacere l'arcivescovo Monsignor Filippo Santoro. Buongiorno, eccellenza. Buongiorno, eccomi qua, un buongiorno a tutti. Eccellenza, allora, io le ho chiesto di intervenire questa mattina, perché negli scorsi giorni lei ha incontrato in udienza privata il Papa. Ovviamente non possiamo chiederle di dirci tutto quello che vi siete detti, ma quello che si può e quello che ritiene e ha voglia di condividere con noi come comunità. Certo, ho incontrato Papa Francesco sabato 16 in un momento, come sempre, pieno di gioia, vissuto con fede, perché quando incontriamo il Papa è come quando gli apostoli incontravano Pietro e condividevano il cammino della loro Chiesa, quindi è stata presente tutta la nostra comunità arcidiocesana della diocesi di Taranto. Il punto centrale del dialogo col Papa ho voluto presentare a lui come stiamo preparando la prossima settimana sociale dei cattolici italiani che si Sì. svolgerà qui a Taranto dal 21 al 24 di ottobre Ottobre. prossimo. Sì. E quindi questo è un evento nazionale di importanza straordinaria. Pensate che nella Costituente, prima della Costituente, in una riunione della settimana sociale dei cattolici italiani, se ne è fatto uno il 40, il 45, uno il 46, e da quelle 2 settimane sociali è venuta fuori l'impostazione della nostra Costituzione. Quindi si prende un tema e su quel tema si riflette. Allora, presentato al Papa il tema di quest'anno, sulla situazione ecologica, ambientale, e poi ambiente, lavoro, futuro, e poi hashtag, cancelletto, tutto è connesso. Proprio la questione ambientale l'abbiamo voluta fare qui a Taranto, proprio come città emblematica per tutti i conflitti che ci sono, la questione ambientale, la devastazione ambientale, poi anche la questione lavorativa. Il Santo Eccellenza, Padre era che idea attentissimo. si è fatto il Papa di Taranto? Cosa gli dice quando vi incontrate? Ormai sa benissimo come va intanto, come va la situazione a Taranto, come stiamo. E gli ho detto, Santità, siamo ancora in bilico, non si sa qual è il nostro futuro, c'è l'incertezza nel futuro. E poi mi dice sempre, ma tu devi dare speranza alle persone, come già stai facendo, continua, perché dobbiamo sostenere la speranza della gente. Il nostro è un atteggiamento positivo da dare. E poi di vicinanza ai drammi delle persone, non entrare in discussioni tecniche, in questioni tecniche, perché non è nostro compito, ma Certo. sostenere la speranza, la giustizia, innanzitutto la vita, e poi anche la questione lavorativa e il futuro dei giovani.